Yes, I am. Yes, I... Buongiorno, sono le 4 di mattina del primo aprile, in partenza per la partita numero 44 della stagione e comincia il mese decisivo per l'Inter. Abbiamo 9 partite in questo mese che saranno decisive per dire se questa è una buona stagione, se è un fallimento, vedremo. Abbiamo 3 fronti aperti, abbiamo campionato, abbiamo Champions, abbiamo Coppa Italia, si comincia con il campionato Inter-Fiorentina. Sarebbe proprio bene iniziare bene questo mese. Stiamo a vedere, io parto, vado a prendere il pullman belli di Roma, si parte verso Milano. Eccolo qua ragazzi, è arrivato, belli di Roma, si parte, 4:30 di mattina, il pullman è arrivato, andiamo. 4:30 di mattina, Rocco c'è, Susetta l'interista americana c'è, ci abbiamo Salvatore, ci abbiamo gli altri dietro, insomma, belli di Roma, sono pronti a partire per il Meazza. 4:40, siamo a Orte, ragazzi, ci abbiamo pure il prendibiglietto, Pierluigi, c'è anche lui ovviamente. Fammi vedere. 10 e il viaggio continua, abbiamo superato Arezzo, adesso verso Arno. Siamo qua ad Arno, ci sono belli di Roma, c'è chi sta facendo colazione, chi sarà, da dietro la faccio vedere, vediamo dai capelli se la riconoscete. Sì, era lei ragazzi, era proprio Martina. È tornato con la maglietta, ti chiami, ricorda? Giuseppe Battone. Iscritto a? All'Inter Club Belli di Roma. E da oggi, da un po' che mancava, anche oggi è tornato, bentornato. Passiamo ovviamente ai cantucci perché tra poco Salvatore li comprerà e li aprirà. Stiamo a vedere. Ragazzi, eccoci qua, il momento, sappiamo che manca Samantha e quindi è un po' meno preciso. Quando c'è Samantha è impeccabile, con Samantha non fallisce mai, ma non c'è e noi li apriamo. Che tipo scegliete? Cioccolato ragazzi, quelli cioccolato fondente. Allora, ci siamo, pronto, poggiamo giù. Pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, che in genere è vittoria sofferta, come sempre con l'Inter, e adesso li assaggiamo. Sono le 11 ragazzi e siamo arrivati praticamente alla capannina, ci sono il campetto di calcio accanto alla capannina, oggi si pranza presto. Ragazzi, siamo arrivati così presto che è ancora tutto chiuso, abbiamo una bellissima famiglia interista qui dietro di noi, ve li presento, mentre aspettiamo, tu sei? Andrea. Invece la mamma? Sara. I figli? Chiara. Dario. Lui è il cugino Dario. Il cugino Dario e l'altro figlio? Matteo. Bellissima famiglia che è in viaggio per Inter Fiorentina. Grandi. Il presidente ha bussato, ci hanno aperto. Ragazzi, andiamo a fare sta colazione. Un saluto ad Antonella, ciao, siamo arrivati Antonella. Siamo qua con i belli di Roma a pranzo e come sempre il presidente ci augura buon pranzo a tutti dal presidente dei belli di Roma. E oggi c'ho pure Salvatore accanto, interista catanese. Il della Rifa ragazzi, che ha scelto 5 numeri, ve li faccio vedere, giocati per i ragazzi all'otto. Non ha mai vinto, ma prima o poi potrebbe vincere. Vedremo. Trasferta senza la Rifa e non c'è Rifa senza Martina. Allora oggi estrai vari numeretti. Sei pronto, Dario? Senza guardare. Vai. Quarto premio o vetti di cioccolato? Quarto premio o vetti di cioccolato dell'Inter? Fabiana, giorno importante, compi 30 anni, ti voglio un mare di bene, purtroppo non sono alla tua festa dei 30 anni, ma non mi sono dimenticato della mia amatissima nipotina e insieme agli amici interisti dei Belli di Roma ti cantiamo tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Fabiana, tanti auguri a te. Auguroni Fabiana, ti vogliamo bene. Ultima fermata, ci facciamo belli per andare alla Scala del Calcio e tra poco si riparte, i belli di Roma tra poco saranno al Meazza. A Novara il famoso semaforo si girerà a sinistra e là c'è lo stadio. Eccoci qua, è il bel po' di pullman, oggi adesso ragazzi è pieno, anche oggi Inter Fiorentina prima delle 9 partite, anche oggi è tutto pieno. Ragazzi siamo qua davanti allo stadio e incontriamo, qui c'è uno stand, Inter Club Derby, ragazzi, Derby Nerazzurro, cosa festeggiate? 10 anni di storia oggi. 10 anni ragazzi, meritano un applauso, un saluto a tutti gli amici di Inter Club Derby, forza Inter, ciao! Roma per Inter Fiorentina e come sempre urliamo forza! Inter! Forza! Inter! Forza! Inter! Andiamola! Inter! I cantucci stanno diventando di moda, voi vi chiamate, tu sei? Stefano. Teresa. Da dove? Da Agole.
per Veto, ciao Forza Inter, ciao anche a te. Questi sono per te. Ah, per me, capiti, Cantucci per me hanno guardato, ragazzi, ormai Cantucci degli interisti, grazie davvero, ciao, vi saluto, ciao. Oggi qua ragazzi, stiamo in giornata di caldo incredibile, incredibile, siamo qua con Paolino Capocori, con Alessandro, il mio compagno di banco e di viaggio, Massimo, verso il Ghetto 8. Ragazzi, abbiamo qua Luca Nerazzurro, Ghetto 8, la domanda prima è quante ne farai delle 9 di aprile? In teoria salto solo Salerno. Beh ragazzi, 8 su 9 sarebbe no, tanta roba. Salto perché prima di Pasqua, venerdì alle 17, sì, non si può, non cioè si può. Poi parto a Pasqua. Saltiamo anche noi, a Torino vai? Sì. Allora mi sa che fai Torino più di noi, noi abbiamo di saltare Torino, quindi ti fate per noi. È un po' più vicino. Beh no, è chiaro, la curva ci va o no quest'anno? Che varie volte ha saltato... Non ha detto nulla, cioè che non vanno, quindi... Non è uscito, ragazzi, questo ciclo di 9 partite deciderà il campionato, la stagione dell'Inter. Tu come la vedi? Con gli occhi. Stiamo a vedere, bravo, bravo, stiamo a vedere. Una alla volta, andiamo cercando di vincere oggi. Luca, è sempre un piacere. Grazie. Un bacione alla bambina. Ciao, ciao, ciao. Sapete che quando vengono qua siciliani li mettono in video e questi hanno la faccia di siciliani, lo scopriamo. Di dove siete? Palermo e Agrigento, vediamo come si chiamano. Tu sei? Giuseppe. Marco. Vincenzo. Tu sei? Vincenzo. E il piccolino? Gabriele. Da Palermo e Agrigento, viva la Sicilia interista. Ciao ragazzi. Qui abbiamo un altro follower, tu ti chiami? Marco, sei molto attivo tra i follower, quindi grazie per seguire la mia pagina. Allora, è stato da poco a incontrare una leggenda interista. Chi hai incontrato? Abbiamo incontrato il figlio di Sandro Mazzola. Sandro l'abbiamo incontrato tempo fa e trapensi a maggio dovrebbe uscire il suo nuovo libro che poi ovviamente anche grazie a te cercheremo di pubblicizzare tutto andare, che racconterà tutta la sua vita in nerazzurro, quindi dai tempi della grande Inter fino agli scudetti degli anni 70. E ragazzi, lui sta pensando, sì, e gli auguriamo di farla, ancora la cosa è un'idea, proviamo uno spettacolo teatrale che è tratto dal libro di Sandro Mazzola, quindi seguite le mie storie, vi terremo informati, ti auguro di cuore di poterlo fare e sarà per me un piacere venire a vedere lo spettacolo. Se abbiamo scoperto oggi proprio chiacchierando che il 5 maggio, che tanti noi interisti associano a cose negative, invece è stata una data importantissima. Il 5 maggio è stato il primo scudetto di Mazzola all'Inter, il 5 maggio ha vinto il primo scudetto suo papà nel Grande Torino, il 5 maggio abbiamo iniziato il triplete e quindi, addirittura anche se non ci vediamo il giorno prima a Roma con la Lazio, Massimo Moratti ha vinto la Coppa UEFA. Quindi stay tuned ragazzi, seguite la pagina, vi terremo informati e ti auguro che l'avventura vada in porto. Forza Inter, forza Bianchi. Sempre comunque, ciao. Fuori dallo stadio non mollare mai e ci abbiamo i nostri amici con Albertina, sempre primo verde. Ci vediamo dentro. Ciao, a dopo. Friuli interista, questo gruppo di giovanissimi, li faccio conoscere. Tu sei? Francesco. Io Mattia. Thomas. E io. Mattia. Federico Botanella. Un saluto al Friuli interista, ciao ragazzi. Ciao. Mi piacciono le famiglie di padre in figlio e qui abbiamo di madre in figlio. La mamma si chiama? Sandra. Il figlio? Stefano. Tu abiti? Biella. Tu abiti? Rotterdam, in Olanda. Lontano ragazzi, ma si ritrovano qua per l'Inter. Ogni quanto vieni tu all'Inter? Quasi tutte le partite. Ragazzi, da Rotterdam. Chi gli ha trasmesso la passione? Tu? Ancora mio padre addirittura. Tre generazioni ragazzi, il nonno, tutto parte dal nonno, bellissimo, un piacere avervi conosciuto di madre in figlio, ciao. Siamo venuti qua a aspettare l'Inter e stiamo insieme agli amici di Brugherio, ragazzi, il gemellaggio Belli di Roma e Brugherio è totale, assoluto e durerà per sempre, non finirà mai. Allora ci vedremo a Lisbona? Assolutamente sì. Perfetto, avete avuto anche voi tutti i biglietti? Sì. Ragazzi, questa è una cosa positiva, tutti quelli che tramite gli Interclub hanno chiesto il biglietto lo hanno avuto. Sì. Vantaggio di stare con gli Interclub. E se siete dalle parti di Milano, ragazzi, vi consiglio Interclub Brugherio, gli amici miei. Grazie. Ciao. Con lui ci vediamo spesso, ti chiami? Matteo. Però se era da solo, neanche lo mettevo nei video, ci vediamo sempre, ma non è da solo, ragazzi. Ecco una bella ragazza tifosa che si chiama? Annalisa ha meritato di essere nei video. Ciao, alla prossima. Arriva la Fiorentina, ragazzi, arriva la Fiorentina accolta da simpatici saluti dei tifosi interisti. Tra poco arriverà anche l'Inter. La Fiorentina è arrivata. Solo dalla Sicilia, non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna. Da dove vieni? Addirittura da Valencia e Colombia. Dalla Colombia! Allora, tu ti chiami? Alexandra. Alexandra dalla Colombia, tu? E io Pietro. Pietro da Valencia e lo trovate su Instagram, Mr. Latta. Mr. Latta. Mr. Latta è lui. Ciao ragazzi, forza Inter!
Siamo a un altro pezzo di Sicilia interista. Tu ti chiami? Alessandro. Davide. Claudia. Da dove? Da Milano. Milano. Oh, Ninuzzo, il Ninuzzo di Milano, il mitico Ninuzzo che sarà a Lisbona e lo salutiamo. Ciao. Ed ecco arriva l'Inter. Dopo la prima arrivo la nostra ragazza. Entusiasmo, prima partita delle 9 di aprile. Ci siamo. I ragazzi non sono soli. Forza ragazzi. Andiamo a vincere, possibilmente, possibilmente. Siamo Urbano Milano. Oh, 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 oh. Forza ragazzi. Eccolo lì che sta andando giù nel terreno. Altri amici, tu sei? Massimo D'Andria. La piccolina? Venise. E tu invece? Paolo, da dove Peppe. Ragazzi, che siciliano come me. Ciao, alla prossima. Mentre andavo all'otto, ho visto l'Inter, ho incontrato Giovanni, gli amici di Cividale. Ragazzi, non vengono mai a mani vuote. Guardate che mi hanno portato. Io già so che c'è dentro. A casa, se mi guardate, so che sarete contenti perché è molto apprezzata a casa. Oh, siete sempre gentilissimi. Buona Pasqua a tutti voi, a tutto l'Inter Club. C'è il mitico Pippo Nerazzurro, interista di Genova, ma siciliano d'origine. E subito vedo qualcuno allungare perché lui è l'uomo della focaccia. Ragazzi, è uno spettacolo. C'ha 50.000 problemi in casa, ma lui, nonostante tutto, trova il modo di andare a prendere la focaccia con una generosità e gentilezza incredibile. Unica. Bravo Pippuzzo. Dov'è il catanese? È già entrato, sospetto, perché era con me, quindi conservano un po' che a fine partita ci viene a trovare, ci vediamo al Pullman a fine partita. E un saluto speciale a tua moglie. Ciao. Sono qui con Lorenzo e abbiamo una carissima amica in comune, la nostra Silvia Curti. Silvia Curti. Silvietta Nerazzurra. Ti mandiamo un saluto, un bacio e ricordati sempre, ti vogliamo un mare di bene. Un bacione, ciao Silvietta. Ciao, ciao. Silvia, chi vuoi salutare? La mitica Cinzietta Caporusso di Empoli. Che forse vedremo ad Empoli Inter. Speriamo. Esatto. Ciao Cinzia. 23. Ciao, ci ricordiamo, ciao. Questa simpatica ragazza, chi è abbonata? Ti chiami? Rado Carmelina. E dove sei abbonata? In? Terzo Anello Verde. Terzo Verde, abiti qua a Milano? Abito a Milano. Però secondo me le tue origini sono? Siciliana. Da che parte della Sicilia? Da parte dell'Agrigentino. Benissimo, contento. Ciao, forza Inter. In genere quando vedo Luisito cerco, gli voglio bene, lo saluto, ma cerco subito intorno, ci deve essere Angelica, giusto? Ci deve essere Angelica. E invece vedo Lucia e dico, ma dov'è Angelica? Dov'è Angelica? A casa, a poltrona a riposarsi. Non ci posso credere. Non c'è neanche 30 anni. Non ci posso. Perché? Dove è andata? A Parigi, che è una cosa piacevole, Angelica, ho capito, una cosa piacevole, ho capito, però uno torna, una doccia e si riparte. Ha abbandonato la sua amica. Allora, camera. Cioè, te mi hai abbandonato. Angelica, ci siamo rimasti molto male, tutti e due. La tua amica voleva, il tuo amico ti aspettava, cioè mandati papà che pure ci fa piacere perché gli vogliamo bene, non lo fare più, ti aspettiamo. Un bacione, ciao. Altro amico Lorenzo dalla Sardegna, anche se ormai è mezzo milanese, a chi mandiamo il saluto? A Luca Fancello. Vogliamo un sacco di bene. Ciao Luca. E abbiamo qua tifosi dalla Toscana, vediamo di conoscerli. Tu sei? Gianluca. Alessia. Antea. Yuri. E abitate a Prato. Sì. Allora, molti mi chiedono, Biagio, ma è belli di Roma, ma siete tutti di Roma, eh? E io dico no. Voi dove siete iscritti? All'Intercato di Roma. E abitano a Prato, quindi ragazzi, in qualunque posto siate iscritti potete essere nella nostra famiglia. Grandi, ciao. Giusto prima di lasciare il ghettotto trovo un di padre in figlia che non posso non fare. Il papà si chiama? Claudio. La figlia? Linda. Abitate? A Padova. A Padova, ma noi ci siamo già visti, dove? A Londra per vedere Tottenham. A Wembley per Tottenham Inter. Beh, ricordi, peccato per la sconfitta, ma bella trasferta. Bella. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi, è una giornata bellissima di sole, davvero sembra di stare in piena estate. Vedremo se reggerà fino a fine partita. C'è tanta gente, c'è un bel clima, ci sono anche dei tifosi della Fiorentina, senza nessun problema, come sempre al Meazza. Eccoci qua ragazzi, primo verde, ci siamo, la prima delle 9 finali di aprile in Fiorentina.
siamo in Primo Verde, siamo in attesa dell'arrivo delle squadre, c'è una bellissima giornata proprio estiva, sto morendo di caldo pur soltanto così, mi sa che tra poco mi ce ne capire solo con la maglietta, speriamo bene dai. Ed è arrivata l'Inter, è scesa l'Inter che oggi cercherà di prendere i tre punti. Forza ragazzi, fate il vostro dovere, Vediamo un po'. Tu ti chiami? Raffaele, e oggi è qui grazie a? Ad Anna. Anna che gli ha regalato il biglietto. Questo è lo spirito del Team Biapri. Ciao Anna, un abbraccio. Non dimentichiamo questo essere interisti, noi non dimentichiamo. Cristiano Biraghi, chi la maglia ha onorato non sarà dimenticato. Abbiamo Santo da Milazzo, a chi vuoi salutare? Anninuzio da Milazzo, ci vediamo, stavolta ci dobbiamo vedere a Lisbona, ti aspetto, ciao! Salutiamo l'Inter Club, ciao ragazzi! Allora, abbiate grasso, sarete anche a Torino? Saremo anche a Torino! Sarete e anche a Lisbona! Allora, a Torino ti fate per noi, a Lisbona ci vediamo, appuntamento a Lisbona! Il riscaldamento della squadra, c'è un coro per ogni giocatore, quello molto bene è stato per Biraghi, si è quasi commosso vedendo l'affetto, e il resto della Fiorentina ha applaudito vedendo l'affetto che i tifosi interisti avevano per un loro giocatore che da diversi anni non gioca con noi. Orgoglio del tifo interista, bene così, bene così. Bellissima iniziativa, ci saranno anche dei bambini con disabilità. Ecco i nostri bambini. Giornata, ciao! Ciao! E andiamo al nostro posto, 143. Tra poco le squadre entreranno. Ci si prepara. Giornata apposta e che bella sorpresa! Non vedo il nonno, vedevo maglie interiste, il nonno in borghese ormai ha una certa età, abbiamo figlio, abbiamo il genero, ma soprattutto abbiamo i due piccolini, Giulia e Daniel, ricordo bene, Daniel mi sono ricordato, ragazzi, con Giulia non abbiamo sempre vinto, e Daniel quando è venuto abbiamo vinto, dobbiamo mantenere questa tradizione, impegnatevi, si mettono pure accanto a me, andiamo a vincerla. Formazione ragazzi, Questa è la Fiorentina.
ragazzi. Inzaghi! Andiamo ragazzi, andiamo. Avvocato Prisco. Lui diceva che la Serie A è nel nostro DNA. Io non rubo il campionato ed in Serie B non sono mai stato. Solo lì. Andiamo alla vincita. Ora i bambini pronti a raccogliere la squadra. Noi l'uomo della focaccia, Pippo Nerazzurro, anche lui qua in primo verde. Attacca l'Inter nel primo tempo sotto di noi, quindi il gollettino sotto di noi ci serve nel primo tempo. Spesso non ci ha portato bene attaccare il primo tempo di qua, la Fiorentina lo sa, ci ha provato. Vediamo di far vedere che hanno scelto un sbagliato. Con in faccia bruttissimo, perché per un altro quarto d'ora ce l'avremo, poi dovrebbe scendere dietro la tribuna rossa. Rimanello, tutte. Totiamo! Il vanto di Milano sopra il cuore, la presenza è il primo amore, te l'ho promesso una passione, se prendi strano di Milano, c'è stato un quadriamo, già la curva non Milano. Tifosi presenti nella Fiorentina. Inizia, il sole sta scendendo dietro la tribuna. Mosi ragiona, Mosi ragiona. Più sole in faccia, non abbiamo più sole in faccia. È sceso il sole dietro la tribuna. Entrati con determinazione in campo ragazzi, stiamo attaccando di là. 8 minuti, un altro colpo di testa. Una palla là a centrocampo Dense e stavano per segnarsi. Al 12esimo, 13esimo abbiamo rischiato. Ringraziamento a Roberto Samuel per gli oltre 30 anni e i tantissimi scudetti che hanno settore giovanile. Bello. Grazie Roberto. Grazie Roberto. Bello, bel gesto della curva. Se n'è andato un quarto d'ora, un terzo del primo tempo, se n'è andato 0-0. L'arbitro sta lontano. No, dice di fischiare, vai, secondo me. Riusciamo a fare un passaggio decente, un passaggio decente. Quando arriviamo dentro l'aria al limite, gli altri la buttano dentro e segnano. Cross era buono, stavolta era buono, è stato bravo il difensore, ha anticipato Lukaku che l'avrebbe buttata dentro e siamo al 20esimo. Lukaku liberissimo, c'era Lukaku liberissimo ragazzi, liberissimo. Occasione clamorosa, clamorosa, c'era Lukaku al centro liberissimo, liberissimo. 22, metà del primo tempo, grande occasione per l'Inter. Passo dal gol, c'era Lukaku qua davanti alla porta, la palla troppo lunga, Romero non è arrivato in tempo.
24esimo, altra grande, grande occasione. Non siamo cinici abbastanza da buttarla dentro, come troppo spesso all'Inter. Incredibile. Occasione incredibile, occasione incredibile. Occasione incredibile. Come a buttarla dentro, solo buttarla dentro. La terza occasione sciupata. Non la buttiamo dentro, costruiamo, non la buttiamo dentro. Maresca, sempre tu Maresca, uno si è aggrappato a Lukaku e ha dato fallo contro l'Inter. Maresca, sempre tu, Maresca, sempre tu. 35esimo, 35esimo, mancano 10 minuti, 10 minuti. Siamo noi, siamo noi. Forza Italia vince la lotta, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Forza Italia vince la lotta, siamo noi. 40esimo. Tantissimi errori nell'ultimo passaggio, c'è un uomo libero là, imbagliamo il passaggio. 4 minuti per recupero la fine. Ha pure fatto bene ragazzi, buttandola al centro e non usciamo. 2 minuti di recupero, 2 minuti di recupero e finisce il tuo primo tempo. E finisce il primo tempo ragazzi, finisce il primo tempo. 0 a 0. Finisce il primo tempo. Ragazzi, fine il primo tempo. Abbiamo giocato, abbiamo avuto delle buone occasioni, ma non riusciamo a buttarla dentro. Le ha avute Lukaku, le hanno avute altri, dei passaggi all'ultimo uomo sbagliato, non riusciamo a buttarla dentro. Altre squadre facendo questa azione ne avrebbero fatti 2, e tante azioni, tante opportunità, ancora 0 a 0. E poi magari alla prima che faranno loro prendiamo gol. Peccato, non siamo riusciti a fare il gollettino sotto di noi, speriamo almeno di fare il gollettino sotto di loro nel secondo tempo. Partita ancora apertissima, 0 a 0, la possibilità di segnare c'è, l'abbiamo dimostrato nel primo tempo, vediamo nel secondo. Vicino a me c'è un membro dell'Inter Club. Inter di Treviso. Tu ti chiami? Giulia, oggi hanno organizzato una pentolata, cos'era? Sì, hanno fatto un'accoglienza. Una hospitality? Ah, e non hanno invitato Biapri, non è buono quello. Prossima volta invito a Biapri, ma per strada avete aperto anche voi i Cantucci? Yes. E si sono aperti bene? Senza problemi. Speriamo ragazzi, speriamo. Cantucci, pensateci voi, ci possono salvare solo i Cantucci. Ciao! Sì. Anche oggi siamo tanti ragazzi, anche con la Fiorentina siamo tanti, tanti, tanti. Dai, secondo tempo. Secondo tempo, io ci sono, Giulia c'è, Pippo dall'altra parte c'è. Siamo un pochettino dispiaciuti del primo tempo per le tante occasioni avute, ma non molliamo. Abbiamo il secondo, facciamo un gollettino dall'altra parte, sotto di loro. Andiamo ragazzi, è iniziato. Subito, al primo minuto siamo riusciti a costruire un'azione, abbiamo tirato troppo fuori. Nuovamente iniziamo determinati, ci manca il buttarla dentro, ma il calcio è questo, nel calcio se non la si butta dentro non si vince. Scaldano in tanti, si riscaldano, vedremo, pietra, c'è arrabbiato, l'hanno lasciato tirare senza opposizione e quella ha sfiorato l'incrocio dei pali. Altra clamorosa occasione sbagliata. E sono quattro. E poi la coppa di Inzaghi. Buttatela dentro sta palla. Ha detto al portiere della Fiorentina, mettila o ti ammonisco, perde tempo in maniera irritante. È incredibile. Abbiamo preso gol sotto di noi. È una cosa incredibile. Abbiamo avuto 200.000 occasioni, ce le siamo mangiate tutte. Hanno un calcio d'angolo, hanno un'occasione e Bonaventura la butta dentro. Il calcio è un gioco semplice, la palla bisogna buttarla dentro.
abbiamo sciupato un male d'occasione, un tiro, l'hanno buttata la testa, l'aveva pure parata Onana, il primo tiro, quello l'ha ripresa e l'ha buttata la testa. Tutto Lukaku al limite della loro area, ha ammonito il loro giocatore, punizione interessante per noi, vediamo chi la tira. Anche sfortunati, siamo anche sfortunati, un incrocio dei pali, siamo anche sfortunati. Non vuole entrare. Il passaggio di Lukaku, c'è una fuori al centro, non l'abbiamo presa. E siamo allora, facciamo entrare Lautaro, qua manca mezz'ora. Dopo i gol l'Inter sembra essere finita, abbiamo un'occasione nella traversa, abbiamo avuto altre occasioni loro. Vediamo, ci sono dei cambi, vediamo se riescono a essere decisivi. Un'altra partita che sembra stregata. Il 70esimo, anche sugli spalti sta prendendo un senso di scoramento, un Inter che non sembra risvegliarsi, Un'occasione clamorosa, altra occasione clamorosa. 15 minuti, forse 15 minuti. Alla fine situazione drammatica, forse entrerà Atlani e forse l'altro dovrebbe essere l'ultimo, due cambi. Situazione drammatica, sarebbe la decima sconfitta, sarebbe fallimento il campionato. Atlani e Giacomo, vediamo che uscirà. Esce il provo e entra Diego per la salva finale, abbiamo la foca. Esce Mkhitaryan, entra Aslani, giochiamo con tre punte con Aslani. Disastro generale, almeno Raul Delanova è uno che ci prova, parte, cerca di superare l'uomo. Una serata disastrosa. E siamo negli ultimi 10 minuti, abbiamo 10 minuti per evitare un disastro clamoroso, una sconfitta che davvero abbiamo preso il gol un mare di tempo fa, abbiamo tutto il tempo per pareggiare, siamo all'82esimo da inizio partita, non siamo assegnati, mentre ci siamo pure scomposti. Capita, 5 di recupero, buttateci l'anima, cerchiamo almeno il pareggio. Le partite si possono vincere, le partite si possono perdere. Una squadra senza mordente, una squadra senza cuore. Il campionato va verso un fallimento. Adesso vedremo. Giochiamo così, prendiamo una scoppola a Torino, poi il calcio è strano e quindi ogni partita è a sé. Se aprile è decisivo, comincia con 9 partite, comincia con la sconfitta in casa con la Fiorentina.
le premesse non sono buone. 5 minuti in cui stringevamo da serie, nel recupero non siamo riusciti a fare un singolo tiro, e lo stesso nei minuti l'Inter che ha mollato. Distanza infinita, ragazzi. Svegliarsi alle 3 di mattina. Voglio vedere questo schifo. Adesso dobbiamo pure prendere il secondo. Ora, questa è l'ultima azione. E finisce, ragazzi. Anche la Fiorentina vince qua. Viene qua e vince. Anche la Fiorentina viene qua e vince. Infinita, con un Inter così non basta nessun porta fortuna. Abbiamo giocato male. Giulia, speriamo bene. Posso dire una cosa? Certo, a tutti quelli che mostrano pure per i giocatori, se non la ami quando perde, non amarla quando vince. Eh sì. Ragazzi, la tristezza è infinita. Aprile era un mese con 9 partite, cominciamo perdendo la prima. Con chi anima andremo a Torino? Con chi anni che andremo a Lisbona, con una squadra che è riuscita a fare un gol benedetto alla Fiorentina. Brutto momento. La squadra non ha avuto neanche il coraggio di venire qua sotto, però se ne sono usciti quasi tutti, direi. Tristezza. Alla prossima, forse col Monza. Ciao. Solo 2-3 di loro. Finisce qua la partita, tristezza infinita di tutti i tifosi che sono venuti qua, stamattina mi sono svegliato alle 3 di mattina per venire qua, la tristezza è finita, quello che è mancata è l'anima a questa squadra, è mancato il cuore, siamo andati sotto, la volontà di rimontare con il cuore, non c'è stata, adesso vediamo che farà l'Inter, andiamo a casa della Juve, c'è qua uno che urla accanto a me come un ossesso, adesso andiamo a Torino, andiamo poi a Salerno e poi si va a Livorno. Abbiamo 3 trasferte diverse, se giochiamo come oggi prendiamo 3 scopole. Il bello del calcio è che è imprevedibile, tutto può succedere. Certo, con la sconfitta di oggi Inzaghi penso che difficilmente l'anno prossimo sarà su questa panchina. 10 sconfitte in una stagione non sono accettabili per una squadra come l'Inter, e lo dico con un'incredibile sofferenza, io che l'ho sempre difeso. Oggi non c'era anima, questa squadra oggi non aveva anima. In finale il nostro capocori ha preso dalla curva nord un bel telone che useremo per il femminile. Forse merita più il femminile, ragazzi. Mitica piazza, una dei pochissimi che farà 9 su 9 ad aprile, mitica, proprio ammirazione totale. E la prima è cominciata male. Forza Inter. E sempre forza comunque. Inter Camuno. Dai. Speriamo, salutiamo ragazzi l'Inter Club Camuno, provincia di Brescia, giusto? Provincia di Brescia che sarà presente sia a Torino sia a Salerno e poi ci vediamo a Lisbona. Appuntamento a Lisbona. Nonostante tutto, nella vittoria, nella sconfitta. Ciao. Sconfitta, l'amicizia viene prima. Pippo da Genova non è riuscito a incontrare il Salvatore interista, è tornato qua ai Pullman e gli ha portato, ragazzi, la focaccia. E se l'è mangiata tutta, si è mangiato pure il mio pezzo. Ma io lo voglio bene, glielo ho lasciato. Va bene. Siamo fratelli catanesi. E lui, ragazzi, è genovese, ma cuore siciliano. E sangue, è tutto. Viva la Sicilia! Ciao e tanti auguri, buona Pasqua a tutti. Re di notte, 3:15, siamo a Orto. Sono le 4:15 e siamo a Roma Nord. Dovrebbe farcela, interista catanese, dovrebbe farcela a prendere l'aereo per Catania. Mezza di notte, di qua siamo partiti, di qua torniamo. Ragazzi, siamo partiti pieni di belle speranze, ce ne torniamo con una tristezza infinita. Il calcio da gioie, il calcio da tristezza. Sono le 5 di mattina di domenica, torno a casa dopo 25 ore di trasferta. L'amarezza ovviamente è incredibile, siamo partiti con ben altre aspettative in questa prima delle 9 partite che l'Inter dovrà affrontare ad aprile.
La situazione si sta facendo davvero drammatica. Siamo sul punto di uscire dalle prime quattro in classifica. Adesso abbiamo una settimana con tre partite difficili. Abbiamo la Juve a Torino, una Juve che sta facendo bene, che continua ad accumulare punti, che senza penalizzazione sarebbe nettamente seconda, molto avanti a noi. Poi abbiamo a Salerno un'altra trasferta in casa di Piccoli, dove abbiamo sofferto e spesso abbiamo perso. E poi andiamo a Lisbona contro un forte Benfica in un quarto di finale. Siamo ancora in tempo per evitare il disastro. Quindi continuiamo a sostenere la squadra, ma devono sapere che sono sull'orlo del disastro. Tocca a loro evitare di caderci in questo disastro. Noi abbiamo la coscienza a posto, loro non lo so. Buonanotte a tutti. Yes I am, yes I am, oh oh. Ci so stare, di nero azzurro batte il cuore, dal primo all'ultimo minuto canteremo all'infinito, siamo noi, solo noi. Non siamo scesi ma è l'inferno, Inter Milano il nostro orgoglio, il tuo nome e la tua storia suona dentro la memoria, siamo noi. Solo noi! Yes, I am! Sempre lì al tuo fianco, in ogni attacco e ogni difesa, in trasferta come in casa, siamo noi, sempre noi. Yes I am. Era la sera del 9 marzo 1908. Erano poco più di 40. Oggi siamo milioni. Sempre e solo forza mai. Sei le mie gioie e tutti i miei guai. Io amo l'Inter Milano, siamo solo noi. E so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò di Zanetti e di quel 22 maggio che gridai come un pazzo, sì, ad ogni gol. E non so quanto assurdo il nostro amore per il nero azzurro, quante volte abbiamo pianto, ma siamo rimasti sempre al suo fianco, perché noi siamo l'Inter.
Se sento della gente al bar che parla della Serie A, io mi incazzo se mi toccano l'Inter, la difenderò. Io non ho nessun dubbio di quest'amore per il nero azzurro e ringrazio quel 9 marzo del 1908 perché noi siamo l'Inter, nero azzurro è il cielo nel mondo intero. Noi siamo l'Inter, tutti insieme urliamo Inter Milano. Batte il cuore, dal primo all'ultimo minuto, canteremo all'infinito, siamo noi, solo noi. Non siamo scesi ma è l'inferno, Inter Milano il nostro orgoglio, il tuo nome e la tua storia, suona dentro la memoria, siamo noi, solo noi. Yes I am. Con la stessa luce, siamo noi, solo noi. I nostri cuori in mezzo al campo saranno sempre lì al tuo fianco, in ogni attacco e ogni difesa, in trasferta come in casa, siamo noi, sempre noi. Yes I am. Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40.